Poi tornando indietro qualche tempo prima, che Alice mi aveva detto che era un po' preoccupata che Pino si occupasse un po' troppo del suo partito, degli anarchici, del movimento, e io l'ho osservato un po', dico: Pino, stai attento, perché sai, gli anarchici sono classificati poco. E lui mi ha risposto: l'anarchia non è quella che hanno insegnato a te da bambina e così, l'anarchia non è violenza, noi la violenza non la vogliamo e non la usiamo. E mi ha assicurato con quelle parole. Io quella è stata l'ultima volta che ho visto Pino. Alla sera, quando, dopo che sono venuti i giornalisti, dopo la risposta di Calabresi, che ho sentito perché ero vicino al telefono per aspettare la risposta, sono stata la prima ad andare all'ospedale. Allora un'infermiera dell'ospedale mi ha portato in una cameretta interna e dice: signora, lei si metta qui. Dice: qua sola. Dico: no, aspetto mia nuora. Tanto che si parlava, entra un infermiere che ritira cerca un documento, dice: questa è la denuncia del comune. Quando io ho sentito quella frase ho detto: Pino è morto. E l'infermiera dice: è stato portato qui già conciato parecchio, ci hanno portato a vederlo. Lo ricordo benissimo in quel minuto e non lo vorrei più rivivere. E in quel momento che chiudeva il circolo arriva il Pinelli sul motorino. Alice Brown, sei anche tu Pinelli, ci vuoi seguire? Sa, dice, così è una questione formale, non ti impressionare, sappiamo benissimo che non c'entrate niente. Così in macchina salì il compagno Ardao, mentre Pinelli li seguì in motorino fino alla questura. Ho incominciato a occuparmi di Giuseppe Pinelli praticamente un anno fa, la sera stessa del giorno in cui è morto. Pinelli viene invitato a portarsi in questura e qui nella notte, tra il 12 e il 13, cioè tra il venerdì e il sabato, tra il giorno della bomba e il giorno successivo, si alternano gli interrogatori fino alle prime ore del mattino. Si arriva alla seconda giornata, quella di sabato. La notte tra il sabato e la domenica Pinelli la passa in camera di sicurezza. Il giorno successivo è quello della tragedia.